Eccoci, benvenuti nella newsroom, la stanza delle notizie di Radio Nuova in Blu, le notizie del giorno dalle Marche, le notizie della settimana, le anticipazioni della GR in onda sulle nostre frequenze 90-96,9 MHz alle 12.30, 18.40 e 22. In apertura di giornale affrontiamo la situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.559 tamponi, 4.398 nel percorso nuove diagnosi, 2.161 nel percorso guariti, rapporto positivi testati pari al 9%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono oggi 397, 83 in provincia di Macerata, 147 in provincia di Ancona, 109 in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Fermo, 31 in provincia di Ascoli Piceno, 16 fuori regione. Nel percorso screening antigenico effettuati 2.833 test e riscontrati 206 casi positivi. Ed è iniziata ieri nella struttura drive-in alla clinica diagnostica Villa dei Pini di Civitanova Marche, la campagna di screening sovvenzionata dal comune, rivolta soprattutto a studenti e personale delle scuole che, come sapete, da lunedì riaprono al 50%. Dunque, per effettuare il test rapido, in questo caso non serve la prenotazione, è necessario presentare la tessera sanitaria e un documento di identità valido e naturalmente il servizio è attivo fino a domenica 24 gennaio dalle 8 alle 18 orario continuato. Si intensificano anche i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Macerata. In questi giorni le persone controllate per Covid sono state 267, 8 sanzionate. Ma vediamo le operazioni nel dettaglio, perché i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno sanzionato due attività commerciali, una a Potenza Picena e un'altra proprio a Civitanova, per le quali è stata disposta la chiusura temporanea di 5 giorni. E sempre i militari della Compagnia Adriatica hanno elevato 8 sanzioni per violazioni a cittadini che non avevano ottemperato all'obbligo di indossare la mascherina. Poi, nel corso di un servizio notturno a Cingoli, i carabinieri della compagnia di Macerata hanno anche sanzionato un giovane che stava girovagando per la città a piedi in violazione dell'orario coprifuoco dalle 22 alle 5. Andiamo a Macerata. Due nuove sedute del Consiglio Comunale sono state convocate dal presidente Francesco Luciani alle 16 di lunedì 1 e martedì 2 febbraio, ovviamente. Saranno trasmessi in diretta sulle nostre frequenze. Sempre a Macerata, Macerata celebra il giorno della memoria, il programma delle iniziative che inizia alle 9 di mercoledì 27 gennaio con la consegna nella sala consiliare del Palazzo Municipale, delle medaglie d'onore ai familiari dei cittadini internati nei lager nazisti e poi tante altre iniziative di cui vi diamo conto nel GR. Parliamo poi di sisma perché il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini è intervenuto in Parlamento sollecitando la proroga anche per l'anno corrente 2021 di alcune agevolazioni, per esempio le agevolazioni sulle bollette, luce, gas per gli immobili inagibili, ma anche altre leggi scadute, altre leggi come per esempio il credito d'imposta per gli investimenti delle imprese, la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali. Camerino, hashtag Universitas è il tema dell'inaugurazione del 685° anno accademico che si terrà il prossimo 28 gennaio. Tra i presenti il Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Fico, e il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Tutto in live streaming YouTube Videonicam. E poi vi diamo conto anche dell'incontro del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con i vertici ANAS per fare il punto sulle infrastrutture, sulle arterie strategiche, territoriali e naturalmente sugli investimenti, investimenti che ammontano a quasi 2,2 miliardi di euro tra lavori ultimati, in corso, programmati per nuove costruzioni e manutenzione della rete stradale esistente. Ampia pagina sportiva nel GR di oggi con il volley, il percorso della Cucine Lube Civitanova, la gara di domenica 24 gennaio con la top volley Cisterna, biancorossi vittoriosi, vittoriosi per 3-0 tra l'altro nella gara di andata. E poi la Serie A3, sempre per il volley, la Mezzotur Macerata affronterà sempre domenica alle ore 18 la Sol Lucernari Montecchio Maggiore al Pala Collodi. Poi parliamo anche di calcio. L'Unione Sportiva Tolentino 1919 ha comunicato di aver definito gli accordi per il trasferimento dei difensori Davide Viola e Mattia Ferri, rispettivamente, a Scandicci Porto Sant'Elpidio. Queste erano le notizie di oggi.
E vi diamo conto anche delle notizie della settimana, gli approfondimenti inoltre i titoli in onda alle 13:30 e 20 sulle nostre frequenze. Apriamo oltre i titoli con il bonus casa 2021. Cerchiamo di fare chiarezza perché me ne rendo conto, lo sappiamo, orientarsi nella normativa non è sempre facile. Ecco perché vi forniamo un servizio da questo punto di vista e approfondiamo il tutto con Pacifico Berrè, responsabile del settore edilizia di Confartigianato Imprese. Poi torniamo a parlare del ritorno a scuola da lunedì. Come si stanno organizzando le scuole del nostro territorio? Abbiamo ascoltato la dirigente Roberta Ciampechini, preside dell'Istituto Tecnico Economico Gentili di Macerata, ma anche del Liceo Scientifico Galilei, rispettivamente 600 più 800 studenti, dunque misure che si stanno attuando e ovviamente organizzando. Poi parliamo della sicurezza del decoro della città di Macerata, l'intervista riascolteremo a Paolo Renna, assessore competente, e poi chiudiamo oltre i titoli con un progetto nazionale per valorizzare idee, proposte, attivismo giovanile per le comunità locali. Si chiama Si può fare e ne parliamo con la referente Cristina Micheletti. È tutto per Newsroom di oggi, le notizie del giorno, le notizie della settimana. Vi ricordo gli appuntamenti con il GR alle 12:30, 18:40 e 22 e oltre i titoli 13:30 e 20 sulle frequenze 90, 96,9 MHz di Radio Nuova Macerata in blu. Seguiteci anche sui social come già state facendo e sul nostro sito radionuova.com per tutti gli ultimi aggiornamenti. È tutto, io sono Marco Morosini, questo è Newsroom. Ci rivediamo prossimamente e ci sentiamo in radio.